Pericolo per i cittadini in viale Paolo Orsi, senti le strisce pedonali, il comune è volutamente sbadato. Era il 26 giugno quando, a ridosso delle prime rappresentazioni classiche al Teatro Greco, si è preceduto a inviare una formale interrogazione ponendo domande semplici e precise su viale Paolo Orsi, come la rimozione della segnaletica da cantiere e la realizzazione delle strisce pedonali. Queste le prime considerazioni del consigliere comunale Ivan Scimonelli. Come ogni anno per le rappresentazioni classiche, il nostro magnifico Teatro Greco registra numeri da record, non fosse altro che subito dopo l'uscita del pubblico su viale Giuseppe Agnello, arrivando su via Paolo Orsi, la folla di gente si scontrava con una gincana di cartelli stradali poggiati sui marciapiedi a segnalare la presenza di un cantiere aperto, la costruenda rotonda. Non condividendo chiaramente la tempistica degli interventi con quei quesiti suscitati, si sperava invece di stimolare l'attenzione e la celerità sia della parte politica che amministrativa. Seppure con ritardo, ieri giorno 23 luglio, perviene la risposta del settore mobilità e trasporti. Nella nota si fa presente che i lavori che hanno interessato la costruzione della nuova rotonda di viale Paolo Orsi sono conclusi e che inoltre i lavori riguardanti la realizzazione della segnaletica orizzontale con annessa rimozione della segnaletica di cantiere sono avvenuti il giorno 19 luglio. Se non fosse che si afferma una cosa non reale, gli attraversamenti pedonali sono stati dimenticati. Questa omissione rappresenta non solo una mancanza di attenzione verso le normative vigenti in materia di sicurezza stradale, ma anche un grave pericolo per i pedoni, in particolare per i soggetti più vulnerabili come anziani, bambini e persone con disabilità. Si chiede ancora una volta che l'assessore Pantano sia più presente e che si impegni a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Non si tollerano negligenze che possono mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. Dimenticare degli attraversamenti pedonali non è una svista, è sintomo forse che sia il dirigente che l'assessore, compresi il direttore lavori e RUP, non siano mai passati per viale Paolo Orsi. La sicurezza dei nostri cittadini è la nostra priorità assoluta e agiremo con determinazione per garantire che venga mantenuta. Queste le dichiarazioni di Ivan Scimonelli, consigliere comunale, capogruppo di Insieme.